dagli Atti degli Apostoli. Trascorso ad Antiochia un po' di tempo, Paolo partì. Percorreva di seguito la regione della Galazia e la Frigia, confermando tutti i discepoli. Arrivò a Efeso un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto, esperto nelle scritture. Questi era stato istruito nella via del Signore e con animo ispirato parlava e insegnava con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. Egli cominciò a parlare con franchezza nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio. Poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. Giunto là, fu molto utile a quelli che, per opera della grazia, erano divenuti credenti. Confutava infatti vigorosamente i giudei, dimostrando pubblicamente attraverso le scritture che Gesù è il Cristo. Salmo. Dio è re su tutta la terra. Popoli, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande re su tutta la terra. Dio è re di tutta la terra. Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Dio è re di tutta la terra. I capi dei popoli si sono raccolti come popolo del Dio d'Abramo. Sì, a Dio appartengono i poteri della terra. Egli è eccelso. Dio è re di tutta la terra. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato, e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso infatti vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre.